cominciato nell'80, nell'88. Un tronco di olive, legno di olivo, mi fu dato da un amico contadino e volevo farci un cose per la casa perché il legno d'olivo è molto pulito e bello, insomma. Mentre poi mi venne l'idea di farci un viso, fui proprio invitato. E con lo scalpello riuscì a fare questo viso di uomo. Venne mio figlio, mamma mia quanto è bello, mamma mia quanto è bello. E mi incoraggiò a proseguire. Mi incitò ad andare avanti praticamente. E ci fece 5 teste. Oltre a queste ci fece anche un castello al lato. Venne bello veramente. Piacque anche a me. Non so spiegare meglio di questo perché bisognerebbe proprio vederlo. Questo qua è un albero potato di olive, C'è un ponte che è intercomunicante tra la chiesa qua e intercomunicante in tutto il villaggio. Ecco qua. Ovviamente a scalpello, via di scalpello, tutto a mano. Qui è tutto fatto da me, scarpelli fatti di lime, di tante cose, di acciaio, e con quello là ho fatto tutti i lavori. Colui che lavora il legno viene invitato perché nel legno trova delle meravigliose, scopre delle cose meravigliose, cioè i disegni del legno stesso, e ti invita ad andare avanti. A me mi aiuta veramente a vivere, grazie a Dio, con i miei 86 anni che ho, ancora mi va, ho la voglia matta di andare avanti, di fare delle opere così, mi diletto, non è che sono un pittore, sono un grande artista, no, però mi diletto in questi lavori qua e ci trovo giovamento, gioia, ci trovo tutto, mi sento soddisfatto della vita, con tutte le cose cattive che ci sono state nella vita, ovviamente, che la vita non è facile. La vita è un po' difficile, però con l'aiuto di Dio si va avanti. E questo mi ha aiutato assai, l'arte mi ha aiutato assai. E mi sta aiutando, te lo dico, la perdita di un figlio, tutto è brutto, la perdita del padre, della madre, della sorella, e mi sono morto tutti quanti, a me tante sorelle, pure l'anno scorso la sorella, stavamo tanto bene. Che stavo dicendo prima? Da piccolo ho sempre amato l'arte, sempre. Ho sempre stimato i grandi, Michelangelo, Raffaello, il Tintoretto, il Caravaggio. L'arte aiuta a ispirare le cose belle nell'uomo. Ispira anche alla pace. Ispira alla vita gioiosa, alla gioia, una vita ilare. Come vogliamo dire, l'arte è meravigliosa. Adesso, non potendo più lavorare il legno per motivi di salute, mi sono dato alla pittura.